Yeah. Ciao, ciao Francesca! Mua. Sei pronta? Prontissima! Io sono proprio curiosa di queste domande. Io un po' agitata anche. Anch'io, perché non so che domande ci faranno. Sono molto sensibile per certe cose, precisa, adoro l'ordine, sia in casa che per organizzare le mie cose. Testarda perché devo raggiungere sempre i miei obiettivi. Istintiva perché sono una decore de pancia, cioè mi affido alle situazioni in base a quello che sento. Smemorata perché non mi ricordo niente, mi ricordo giusto la data di nascita del mio fratello gemello perché è gemello, se no manco quella. E generosa perché a chi voglio bene sono una molto espansiva e buona, ecco. Di nuovo, testardaggine, perché veramente sono decoccio, finché non arrivo all'obiettivo ci metto la testa, il cuore, tutto. L'empatia, perché riesco sempre a capire le emozioni che sta provando chi sta di fronte a me e questo lo considero un pregio, è bello calarsi nei panni degli altri. Dopo ti raccogliamo. Sono troppo buona. In alcune situazioni dovevo essere un pochino più tosta. Il mio punto debole è la mia famiglia. C'è anche il mio punto di forza, ma anche il mio punto debole. Se viene in qualche modo intaccato il mio equilibrio familiare, divento una iena. Tutti. Sono una persona positiva e tutti. I miei giorni fino a oggi sono stati belli. Io come Cantaliga il meglio deve ancora venire. Ti vorrei dire quando mi sono sposata, quando ho avuto un figlio, ma ancora niente. E quindi mi piace pensare che debba ancora arrivare. Sorrido, ma a squarciagola veramente. Da un paio di anni faccio delle grandi risate. Poi se c'è il mio compagno di fianco lo faccio impazzire perché io mi alzo la mattina e sono davvero carica per il giorno che mi aspetta. Purtroppo guardo il cellulare, è un'abitudine che vorrei cambiare tantissimo perché aprire gli occhi... Questo non va bene. Questo non va bene, voglio essere costantemente connessa e consapevole di quello che accade intorno a me e con il telefono lo puoi fare. Serie TV e vado a letto tardi. Per la serie l'igiene orale è importante, mi lavo i denti. È cascato tutto. Allora, testa di, ma va spiegato. Discoteca, mi si avvicina un ragazzo che faccio finta di non conoscere, ma che sapevo già di conoscere. Questo ragazzo insiste per lasciarmi il numero, io non ricordavo di aver già salvato il numero, lo salvo, sai che quando si salva il numero ti compare, l'avevo già salvato. Come testa di... e lui l'ha letto e è stato molto brutto, molto brutto. Sfilata. Allora, io sono una che i nomi non se li ricorda mai. Durante la presentazione della nostra squadra, io, il capitano, dovevo annunciare tutte le ragazze. Non me lo dire, non me lo dire. E ho sbagliato tutti i nomi. E mentre loro arrivavano verso di me, io i numeri me li ricordavo, i nomi e cognomi no. Interiore. Penso che quando uno sta bene dentro di sé, alla fine sta bene con tutti. Io invece lo associo a uno stile di vita sano. Se riesco a sentirmi bene io fisicamente, riesco a sentirmi bene psicologicamente. Fisicamente intendo piena di energie, forte e sana, non di estetica, ecco. Si butta? Sì. Vai. Carichissima. C'è questa cosa che l'allenamento carica un sacco. Infatti adesso che faccio un po' meno mi sento sempre un po' moscina. Ma perché proprio il movimento ti... Sì. Adesso non so come si dice in modo tecnico, però ma dopo ti rilascia... faccio fare un po' di esercizi. Dopo. Godermi sempre quello che ho, quindi cercare di apprezzare quello che di bello mi dà la vita ogni giorno. La mia è essere soddisfatta di ciò che si è fatto durante il giorno e di come lo si è fatto, soprattutto di come lo si è portato a termine, perché io di base sono una incontentabile che pretende sempre tanto da se stessa e quindi quando a fine giornata arrivo e dico ah, oggi sono proprio soddisfatta, vuol dire che ho centrato l'obiettivo della giornata.
in Africa, scoprire un mondo diverso, perché secondo me è diverso da quello che siamo abituati a vedere, ecco. Io Giappone, tanto perché è una cultura, delle tradizioni completamente diverse dalle nostre occidentali, diciamo, e poi perché i giapponesi sono gli ordinati, gli organizzati, i pragmatici per eccellenza. Io sono disordinata, smemorata, sbadata, completamente opposto a me, quindi sono certa che in un paese così potrei potenzialmente impazzire e quindi ci vorrei andare. È una sfida, sì. Visto che qua. In Spagna, Palma di Mallorca, con dei miei amici, sole, mare, relax, aperitivi, mangiare bene. Io la mia ultima vacanza è stata a Los Angeles, al Coachella, che è un festival musicale. Sono molto appassionata di musica e quindi sono andata a vedere questo festival dove ci sono un sacco di artisti internazionali, la gente si veste tutta un po' hippie, tutto super colorato, questo mood di libertà, positività, è stato molto bello. È simpatico e la cosa positiva, mi prende come sono, non devo essere un'altra persona, perché spesso e volentieri ci si modifica, invece è giusto essere sempre se stessi, e con Cristiano mi diverto e sono quella che sono. Io non scriverò nome, ma canterò "Dimmi dove, quando, dimmi dove", se non la sapete. Federico è stata la mia ultima storia d'amore, diciamo quella che ti resta dentro, che ti lascia delle ferite, ma ti lascia anche dei bellissimi ricordi condivisi. Mai stata scaramantica. Le mie amiche si mettevano magari il solito elastico, la solita mollettina, io facevo tutto il contrario. Questa ve la devo spiegare, ricevere messaggio mamma, perché mia mamma è la persona con il peggior tempismo che io conosca. Se sto per fare qualcosa di importante, lei mi scriverà "hai mangiato?". Quindi se io so che arriva il messaggio inopportuno di mia madre quando sto per fare qualcosa, so che andrà tutto bene. Mamma, I love you. Insieme ogni giorno. Che mi dici di fare una bella pausa? Io sono molto d'accordo, anche perché c'è un po' un languorino. Ecco qua, qualcosa da mangiare. Che bello. Vado io, Vai, vai. Che bellezza. Deve essere anche molto gustoso. Buono, gustosissimo. Direi, spuntino fatto, ci siamo riposate, ci siamo presi i nostri tempi, ricominciamo. Io sono prontissima. Pronta? Io vi posso assicurare che non ho mai fatto le ore piccole prima di un evento importante, perché non è professionale. Assolutamente no. Io non ho mai fatto le ore piccole prima di una partita importante, mai. Insomma. Francesco. No, io acerrima nemica no, forse più acerrimo nemico. Una mia amica mi ha fatto un bel dispettuccio e quindi l'ho avuta, sì. Mi è capitato più di qualche volta. Scusa, ho avuto un contrattempo, scusa un impegno familiare, scusa c'è veramente un sacco di traffico. Per il lavoro sì, per gli uomini tante volte. Tipo? Che mi danno 30 anni e gli dico certo ho 30 anni, invece ne ho qualche di più. Io ho spezzato un cuore, mi è stato anche spezzato più volte, però è la vita, è un cerchio. È una ruota anch'io. Quando ero più giovane ero più birichina, però poi le ho pagate tutte. Io penso che non c'è una persona al mondo che non ha ricevuto due ripicche. Chi dice di no mente, secondo me. Anch'io ho ricevuto delle due ripicche, capita. Routine. Sì. Anch'io spesso, sono una che si commuove facilmente. Da piccolina andavo a guardare sempre il Festival Bar e guardavo sempre i conduttori e dicevo
che bel lavoro quello, mi piacerebbe tanto farlo da grande. E poi a distanza di qualche anno mi sono ritrovata io sullo stesso palco a fare la stessa cosa. Ora non si chiama più Festival Bar, però ho detto, caspita, questo è veramente un sogno che si è avverato. Ho sognato di vincere l'ultima Champions League e mi ero già vista sul gradino più alto e si è avverato quel sogno, ci tenevo tantissimo. No, ma io sono una pessima bugiarda. Vorrei dirti anche sì, le bugie bianche, ma io non so mentire. Io di base non dico le bugie, anche perché se ne accorgono, però a volte ho detto delle bugie bianche, però quelle bianche vanno bene, solo per il bene degli altri. Però sulle cose serie, no. Dammi un po' di tempo per pensarci, scusami. È valida come... Ci sono sempre situazioni e situazioni, e contesti e contesti, che le cose vanno sempre contestualizzate, appunto. Sa un po' di super. Io no, non ho mai tradito. Poche volte sono stata fidanzata, ma le volte che sono fidanzata io sono fedele al 100%. Allora, posso fare un appello? Fidanzato che ancora non esisti. Non è che ora non devi esistere perché io ho messo la paletta a metà, perché sono una brava ragazza. È incredibile come il tradimento lo puoi perdonare, ma comunque vedi, anche ora che me lo stai chiedendo, sto sentendo quella roba nella pancia che comunque non ti passa mai. Io ho perdonato, mi è passata. Non è facile, secondo me nel momento che uno tradisce poi alla fine puoi perdonarlo, ma non è mai più come prima. Era scontata. No, neanch'io. Che faccio? A parte quello che quando ti dedichi talmente tanto a raggiungere quella cosa lì e che quando riesci quantomeno ad assaporare quelle cose belle, non no, puoi no. Desiderare di fare altro. Ma voglia. No, anch'io. Quindi succede io, anche agli sportivi. Certo. Che non hanno... A volte ero talmente stanca, dolori muscolari, che preferivo. Però alla fine la mia determinazione mi portava ad andare in palestra. Ragazzi, abbiamo finito? Finito? Sì, abbiamo finito. Mi sono divertita, tu? Una bella intervista. Abbiamo una nuova amica da oggi. Eh sì, avremo modo di conoscerci. A posto.